Ciao a tutti, da Andrea e Gigi. Stasera andiamo a imparare come creare le mappe delle nostre riprese planetarie con un programma chiamato WinJupos, che è un programma gratuito. Questo programma ci permette sia di analizzare le nostre immagini in base all'ora e alla data delle riprese, sia di creare delle mappe complete in base alle nostre immagini. Infine, ci permette di, grazie a queste mappe, di avvolgerle attorno a dei modelli tridimensionali in modo da creare rotazioni o semplicemente la nostra bella faccia del pianeta con la nostra immagine, insomma, che abbiamo ripreso. E oggi, nella prima parte, stasera nella prima parte, andremo ad analizzare come far riconoscere a WinJupos l'immagine che ci servirà per la nostra mappa. Allora, innanzitutto un primo processo da fare è quello di rinominare la nostra immagine con la data e l'ora di quando è stata acquisita. È molto importante ricordarsi questi due dati perché in questo modo WinJupos riconosce immediatamente l'orario di ripresa e quindi non ci evita, insomma, di andare a ricercare quando è che abbiamo effettuato questa ripresa. Allora, andiamo a rinominarla in questo modo. Io ad esempio l'ho acquisita il 9 settembre del 2012. Allora ho messo 2012 09, che sta ad indicare il mese, mi raccomando, e 09 che sta a indicare il giorno. Ho fatto una lineetta bassa e sono andato a mettere l'orario di ripresa. Occhio che qui l'orario di ripresa è UT, non è local time, quindi io ho ripreso Giove con i suoi satelliti intorno alle 5:20 e qui ho messo 3:20. Poi si fa un'altra lineetta e si scrive il nome di chi ha acquisito questa immagine. Ecco, questa è la mia ripresa di Giove. Ricordiamoci di mettere l'immagine con il polo nord in alto, così il software ci mette sicuramente di meno per calcolare la posizione. Chiudiamo la nostra immagine e andiamo ad aprire WinJupos. La prima operazione che dobbiamo fare quando apriamo questo programma è andare in Program e selezionare. Ah, prima di tutto vi ricordo che il programma è in inglese o francese o tedesco. Io ho lasciato inglese perché è quello che conosco meglio. Comunque, mettiamocela via perché l'italiano non c'è. Andiamo su Celestial Body e andiamo a prendere il nostro pianeta che dobbiamo andare ad analizzare. In questo caso è Giupiter. Giove. Andiamo in Recording e clicchiamo su Image Measurement. Ci viene una schermata nera. Non prendiamo paura, non è perché abbiamo sbagliato qualche passaggio, ma è perché semplicemente dobbiamo caricare ancora la nostra immagine. Il nostro software ci dice che siamo nel 1987, evidentemente rimasto un po' indietro. Per fargli ricordare la data nella quale è stata acquisita l'immagine, andiamo a prendere la nostra immagine, schiacciando su Open Image. Andiamo sulla nostra immagine, eccola qui, e schiacciamo apri. Magicamente la data è andata al 9 settembre del 2012, alle 3:20 UT, 5:20 local time. Come possiamo vedere, la griglia di analisi di Giove è completamente sballata sul globo. Anche qui non prendiamo paura, semplicemente è perché come vedete è leggermente più piccola e quindi non avvolge completamente il globo. Anche qui, muovendo le frecce sulla nostra tastiera, possiamo andare a muovere questa griglia sul globo del nostro pianeta, ma adesso vi spiego un trucco per riuscire a uniformarla perfettamente sul globo. Andiamo su Adjustment e clicchiamo Outline Frame. Mettiamo Automatic Detection. In questo modo vediamo che la griglia si è perfettamente allineata sia su Europa, su io, ma anche sull'ombra provocata da Europa, provocata da Europa in questa fase. A questo punto
La fase si conclude ritornando su Image, cliccando su Save, salviamo la nostra immagine sul desktop o sulla cartella che preferite, però come vedete ha salvato il nostro file non più come un JPEG o un PNG oppure un bitmap, ma come un IMS. IMS sta per Image Measurement Settings. In questo modo ho creato la nostra prima mappa. Andiamo a salvarla sul desktop e vediamo, riducendo icona, che è arrivata la nostra prima mappa, la possiamo trovare qui. Eccola qui. Ritorniamo a WinJupos e ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video con la seconda parte dove stenderemo le nostre mappe. Ciao!